non è Lorella Cuccarini, è Valeria Perdonò. Eccoci qua, eccoci qua. La signora Cuccarini è in scena al Brancaccino. Noi siamo al Brancaccino. Valeria, ho appena visto lo spettacolo di Valeria, la prima replica, Amorosi Assassini, rassegna una stanza tutta per lei. Valeria, questo spettacolo, questo monologo che vede la partecipazione di Marco Sforza qui dietro di noi, parte da un fatto di cronaca. Sì. Ci vuoi parlare un po' dello spettacolo, come nasce, come si evolve? Perché so che all'inizio erano solo cabaret e bar. Allora, è nato con un incontro con questo libro, Amorosi Assassini, che è un saggio. Ci sono vari fatti di cronaca in questo libro e mi ha colpito l'episodio di una donna in particolare che, scusate, non si può essere seri, è una storia che è finita bene in un certo senso, cioè Francesca Baleani, quasi uccisa dal suo ex marito, si è salvata. Ho deciso di usare questa storia perché quindi è una storia positiva, perché comunque secondo me il bicchiere è mezzo pieno, e di fare un discorso generale, ce la faccio, sulle donne e sul fatto che la violenza non è soltanto fisica, ma in realtà violenza è anche tutta una serie di pregiudizi, di stereotipi nei nostri confronti, molte volte che noi stesse donne perpetuiamo nei confronti di altre donne. Quindi il sottotitolo "Facciamo finta di niente, dai" è... Non facciamo finta di niente. Direi per niente. In realtà c'è anche un uomo in scena, perché il nostro maestro... Ora non diciamo tutto, come dire, lo spettacolo, perché è in scena fino a sabato, domenica. Fino a domenica al Brancaccino, poi metto tutti i link qui sotto. È un pianista meraviglioso, un grande cantautore, è un uomo e quindi io lo vesso, lo tratto malissimo, Amorosi Assassini. E tu canti anche bene, caspita, io non t'avevo ancora visto. Canticchio, ci sono tante canzoni, ci sono tante citazioni, è incredibile, ma io vi giuro che si può anche ridere o sorridere di un argomento come questo, anche se non sembrerebbe, perché l'ironia ci salverà. Allora, una battuta velocissima, come, quando e perché sei diventata fatta di teatro, la domanda classica. Ma tu te lo ricordi il cartone animato di Giorgi? Giorgio che corre felice sui prati. Quella, io facevo l'imitazione, mia sorella faceva il treno, faceva io facevo Lowell, così, è andata così. Fantastico, grazie Valera, complimenti. Venitemi a trovare, a teatro Brancaccino. Maestro, saluti. Ciao.